sleep alone or just stare up at your... Non fanno mai più! Oh, è partito? Ciao ragazzi! Come state? Mi stiamo bene! Abbiamo ancora una volta Thomas qui con noi. Con Thomas faremo una nuova challenge. Faremo il classico gioco del mimo. Non fosse che però abbiamo anche messo una penitenza per chi perde. E chi perde saranno due persone, perché all'inizio giocheremo io e Giorgia. Thomas ci darà dei cartelli sui quali ci sarà scritto ciò che dobbiamo mimare. E dobbiamo farne due a testa. Chi vince entrambi allora giocherà con Thomas. Esatto. È molto felice di farlo. E giocherà con Thomas. E quindi chi vince tra Thomas e lei, l'altra persona. Esatto, l'altra persona, allora avrà vinto tutto. Invece, i due perdenti dovranno mangiare del lime con sopra un bel po' di Nutella. Stella alpina. No, arrampicata. Scalata. Una persona. Esploratore. Non è una persona. Chi ti dice che sia una persona? Esploratore. Un oggetto. Piccone. Tedesco, un alpino. Montagna. Sì. C'è avuto montagna. No. È un cervo. È una gazzella. È una mucca. Capra. Oh, dai. Titani. Api. Ali, sono ali? No. Ah, maglietta sudata. No. Vento. Superman. No. Batman. Dai. Poi mi è un po' sbalzata, presente qui. Non presente. È una sigaretta. No. Ma è un oggetto. Sì. L'ho visto che fumavano a volte. Io ho paura, che cos'è sta roba? Cosa che riguarda la cucina? Un frullatore. Perché hai visto un frullatore? Non lo so, sto sparando cose a caso. Un mixer. Si muove? Perché c'è il braccio monco? Così. Altre così. Poi può essere a metà. Sono tutta nera. A che fare con il mare? Ostriche. Le vongole. Non dimmi che cos'è il mio braccio. La cozza. DJ. Braccia, zaino. Cartella. Aia. Ma non si fanno queste cose. Niente. No! Cose. No! È uno zaino. Che è? Uno zaino tracolla. Koala. È un animale? È un oggetto. Cosa? Ok. È un oggetto. Sì. Collana. Ma a me sembrate due lesbo, per cui cioè. Pazzo. Io posso sentirmi. Cos'è? Coperta. Perché padre Pio è così? Sei Gesù. No, sarei così. Ce n'è di fatte così e di fatte così. Ce ne sono due di qui e due di qui. Possono essere anche tante.
stai nel wifi? Cosa? Sono così. Forchette. No. Candelabro. Però cos'è il candelabro? Porta candele. Fiume. Fiume, collina, persona, gatto, frutto. Non so fare il gatto. Che cos'è? È un gioco, cioè un oggetto. È un oggetto. Oggetti di uso comune tipo la coperta, il bicchiere, il cellulare, la lampada, cioè cose che usiamo, cose che troviamo per terra. Nessuna delle due. Una scimmia con la scena puzzolente. Cioè. No. Devo tagliare la parte sotto? Sì, solo questo. Ah. Un'altra forma questa cosa? Che può essere? Giorgia, fatti vedere solo mentre svento. Ah! Cielo, ma il cielo non è un rettangolo. Cielo, terra, acqua, fuoco, tutto quello che vuoi. Insolazione. Crema solare. Un po' un cazzo tutto il giorno con questo caldraio, no. Ombrellone. Che? Tutto quello che vuoi. Cosa? Essere quello che vuoi, però questo no. Cosa vuol dire? Interpretato a modo tuo. Ma io non ci arrivo. Appunto. Dai, io te l'ho detto, che vive nel mare, se non ci arriva. Questo mare. Vive nel mare. Brucia, eh? Credi? Mai. Sembra una secondina nazista. Ossigeno. Sembra l'ossigeno. Non lo so. Ma da dove viene questa cosa? Nasce dal reale o dalla fantasia? Cosa significa? Fai una risposta però. Cazzo, viene da quello. Questo no. Ma questo sì. Oddio, sei complicata. Tronco. Tronco. Il tronco viene dalla fantasia. Non lo so. Un drago viene dalla fantasia, sei un drago. Potrebbe essere un drago, potrebbe. Smettila con questo potrebbe! Dammi delle. Voglio delle cose concrete nella nostra relazione. Mi devo trovare dei fatti. Non posso fare una relazione senza avere una sicurezza. Hai capito? Mangia il limone. Cos'è? Quadro. Potrebbe essere nel mare, il lago e la roba dal quadro. Io te l'ho detto a caso, ma hai detto che tu. No, quello te l'ha detto per sfonderti. Ma non l'hai capito perché sei stupido. Amita ancora. Benvenuti nella cucina di Benedetta Parodi. Oh mio Dio, che schifo. C'è un po' di qua. Ma è poca. È poca pure. La penitenza più bella del mondo. Via. No, te lo devi mangiare, tutto. Sono di sbocco sta roba. Davvero? Condividete, mettete mi piace, commentate. E non mangiate limoni con la Nutella. Il limone con la Nutella. Ciao ragazzi, ciao.